Buongiorno a tutti e ben ritrovati per una nuova puntata di Parliamo di Musica sul canale C'è Splendore del Teatro Fraschini. Una puntata che, ricordo a tutti, è diventata solo settimanale in virtù della ripresa lenta di una vita normale e che verrà riproposta il sabato fino, in linea di principio, alla fine di luglio. Non ce l'ho fatta e sono tornato a Stravinsky. Sono tornato a Stravinsky con l'ottetto per strumenti a fiato, che è un ascolto in realtà legato ad un ascolto che abbiamo già fatto in un episodio precedente, il Dumbarton Oaks, ricorderete. Il mio corso di direzione d'orchestra aveva ogni anno un pezzo di Stravinsky, l'ottetto al primo anno, Dumbarton Oaks al secondo e l'histoire al terzo. E in questi giorni ho rivisto l'ottetto con un mio allievo che adesso sta facendo lo stesso corso e non mi è più uscito dalla testa e ho pensato di proporvelo perché è un'opera veramente straordinaria. L'ottetto per strumenti a fiato di Stravinsky è stato composto lungo il 1922 più o meno e ha debuttato all'Opera di Parigi nel 1923, in ottobre, ed è stato diretto dallo stesso Stravinsky e quella circostanza è stata la prima in cui Stravinsky ha diretto una sua opera in pubblico e, stando alle sue testimonianze, era veramente molto molto nervoso nel fare questo. E l'esecuzione che vi propongo è un'esecuzione diretta dallo stesso Stravinsky e anche questo è interessante perché, ancora una volta, come è successo con Dumbarton Oaks, per quanto ci sia una certa rapidità di tempi, insomma, una certa estremizzazione di alcune scelte, è veramente un'esecuzione fantastica, la concezione dell'autore si sente fortissima e alcune cose emergono davvero solo con queste scelte, quindi per me è molto interessante proporvela. Accanto vi propongo l'esecuzione di Bernstein, che è stato ovviamente un grandissimo direttore anche lui, ma che in un certo senso cade, lo vedremo in alcuni passaggi, in un po' di naturale sentimentalismo che viene chiamato un po' confidenzialmente a volte musicalità, cioè noi tendiamo a vivere la musica in modo anche emotivo, naturalmente. Forse definire sentimentali le scelte di Bernstein è un po' eccessivo, però diciamo che sicuramente ammicca al pubblico in alcuni scherzi strumentali che sono indubbiamente presenti, ma che Stravinsky scrive, tra l'altro, anche in un articolo che ha pubblicato spiegando alcune idee sul suo ottetto, e si capisce chiaramente che desidera quello che scrive anche nell'esecuzione, desidera appunto totalmente distaccate, cioè sono cose che si devono sentire ma che non vanno accentuate, secondo lui, in fase esecutiva eccessivamente, per esempio intervenendo sul tempo, sulla logica, ma tenendole molto oggettive, lasciando che parlino semplicemente per quello che sono. Ancora una volta, la musica poi richiede gli interpreti, quindi non vogliamo, nel rispetto di quello che pensa l'autore, dare per forza ragione a Stravinsky. Anche la versione di Bernstein è molto molto bella e molto godibile. Ma, partendo dalla fine, ammicca un po' al jazz, ed è facile ammiccare al jazz, perché in effetti il ritmo che conclude l'ultimo tempo è un ritmo sincopato che può in effetti ricordare un ritmo jazzistico, ma in realtà, come spesso capita, temi popolari dell'Est Europa vengono poi scambiati per temi di origine americana moderna, no? Succede anche per esempio con la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, che ha scritto la Sinfonia del Nuovo Mondo dal Nuovo Mondo, cioè mentre in America, ma che dichiara che tutti i temi che sono contenuti nella Sinfonia sono temi popolari cechi, assolutamente non americani. Ecco, il tema in particolare a cui mi riferisco è identificato proprio da Stravinsky come un korovod, cioè una danza in cerchio russa, che vede un ritmo di un ritmo sincopato, sicuramente di tre note in rapporto 3-3-2, cioè yam pam 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 pam, ed è qualcosa che appunto può essere scambiato per qualcos'altro che non è. Un ritmo che tra l'altro Stravinsky ha utilizzato anche in altre sue opere, dalla Sagra all'Uccello di Fuoco. Che cos'è l'ottetto? L'ottetto è un pezzo che Stravinsky dichiara essere assolutamente non portatore di qualunque sentimento, ma fatto di elementi musicali che bastano a se stessi.
L'ottetto inaugura quello che viene, quella che viene definita normalmente la fase neoclassica di Stravinsky, di cui abbiamo già ascoltato Pulcinella, di cui abbiamo ascoltato Dumbarton Oaks, e lo fa in modo conscio, perché ripeto, Stravinsky, come si dice, Stravinsky parla poi del suo ottetto in un articolo ed è conscio delle scelte che fa, cioè parla per esempio del fatto che per lui Mozart è ciò che Ingres è stato per Picasso, cioè questo lo spiega in una lettera da Nathan Salmé. Di fatto quello che lui fa è una specie di operazione cubista, cioè di prendere forme classiche come la forma sonata nel primo tempo, il tema con variazioni nel secondo e poi il rondò nel terzo, per trasformarlo in qualcos'altro, e lo fa appunto col suo solito sistema, cioè mescolando le ritmiche, scompaginando le carte del ritmo, scompaginando le carte tonali, ma anche recuperando forme. Per esempio la breve introduzione che si sente all'inizio prima dell'allegro veniva spesso paragonata da Stravinsky all'introduzione lenta prima degli allegri del primo movimento della Sinfonia di Haydn. Per quanto Stravinsky non si voglia far portatore di, diciamo, sensazioni, sentimenti, affetti, se lo vogliamo dire in modo barocco, indubbiamente l'ottetto è un pezzo molto divertente. È un pezzo divertente che richiede un grandissimo virtuosismo, che gioca con gli strumenti, gioca con i colori, anche solo l'ultima nota che dopo questo finale, in cui questo ritmo di danza russo 3-3-2 viene così... emerge così chiaramente sopra questo canto un po' sornione della tromba, e che alla fine si conclude con un unico suono corto, un gesto proprio di colore di tutti gli strumenti all'unisono. Gli strumenti, tra l'altro, dicevamo, l'ottetto di fiati, un ottetto molto inconsueto, perché c'è un flauto, un clarinetto, due fagotti, quindi legni, due trombe e due tromboni, quindi quattro ottoni. Ecco, un organico che Stravinsky dichiara essere, da un lato, se vogliamo, adatto ad esprimere questa idea diafana di musica che basta a se stessa, anche un organico piccolo, che sicuramente era qualcosa di ricercato negli anni dopo la guerra da Stravinsky, perché era spesso possibile operare con organici più piccoli, ma su quale c'è anche un buffo aneddoto, cioè si racconta, Stravinsky racconta che a Biarritz nel 22 ebbe un sogno in cui era circondato da questi strumenti che suonavano una musica meravigliosa, ed erano questi strumenti, cioè quattro ottoni, quattro legni, e che per questo poi lui ha scelto di destinare a questo organico i suoi materiali, perché nel 22 lui ha cominciato scrivendo il primo tempo, poi risulta che la genesi del tema con variazioni sia stata un po' complessa, cioè aveva scritto prima il valzer, e a quello stadio si parlava di un'opera per pianoforte e orchestra di fiati. Il tema del valzer poi, che appunto gioca col fatto di avere alcune battute in due dentro, quindi un valzer ogni tanto perde un colpo, diciamo, Stravinsky lo riconosce come tema ideale per tema di variazioni, per tema con variazioni, e allora scrive subito quella che lui chiamerà la variazione, le variazioni dispari, cioè 1, 3, 5, che chiamerà nastri di scale. Le sentirete, questi nastri di scale che di fatto servono a introdurre le variazioni pari, che sono le variazioni vere e proprie, e sono una marcia, un valzer, un cancan, che è il movimento forse più divertente, e un fugato, che è una cosa straordinaria, una fuga consistentemente in 5 ottavi, ma sempre raggruppate in modo diverso, cioè 3 più 2, 2 più 2 più 3, eccetera, eccetera, una fuga molto austera, che Stravinsky considerava il cuore del pezzo, cioè la fuga, no, la forma severa per eccellenza del periodo classico ancora, e che si conclude, che ha esito poi in una cadenza di flauto solo, che sentirete, da cui prende avvio appunto l'ultimo tema, che è l'ultimo movimento, che è un rondò,
Un rondò, cioè una successione, una forma molto libera in cui un tema ritorna diverse volte, interpolato con altri elementi. E tra l'altro all'inizio questo tema è esposto dai due fagotti, se non sbaglio, anzi possiamo rapidamente verificare, partitura alla mano, una partitura come vedete molto studiata e sofferta a suo tempo, ma anche molto amata, sì, dai due fagotti, e tra l'altro con un sistema, diciamo, compositivo che ricorda molto da vicino quello delle invenzioni delle due voci di Bach, cioè due voci che da sole si bastano. Questo ritmo di danza emerge tre volte al primo giro, due volte al secondo giro, una sola volta nell'ultima esposizione, prima poi di emergere completamente in questa straordinaria coda di cui vi parlavo. Il primo tempo, appunto, invece dicevamo, è proprio una forma sonata, uno dei rari casi di forma sonata, quindi come dire, un epigono del repertorio classico, uno dei rari casi di forma sonata in Stravinsky. E quindi insomma una chiara ispirazione voluta, cercata e pagata anche in un certo senso, perché la reazione non fu proprio entusiastica, anzi al contrario. Jean Cocteau, che ha assistito alla prima a Palais Garnier, parla di un scandale du silence, uno scandalo di silenzio. Il pubblico aspettava lo Stravinsky prima in maniera ispirato alle danze russe e si trova di fronte a quella che sembrava una dissacrante imitazione del repertorio classico, e ci fu una vera unanimità, cioè il pubblico e la critica ebbero una reazione pessima a quest'opera. Non piacque, non se ne capirono le ragioni, lo considerarono uno scherzo di cattivo gusto da parte di Stravinsky. Ma alla prima era presente anche Aaron Copland, molto giovane, che aveva 22 anni e che descrive in uno scritto il senso proprio di meraviglia che colpì l'assemblea quando venne eseguito per la prima volta. Naturalmente poi Aaron Copland stesso è il primo a dire che naturalmente nessuno si immaginava che questo tetto avrebbe invece poi ispirato molta musica, compositori di tutto il mondo negli anni successivi. Ci fu in realtà poi un'esecuzione al Festival di Salisburgo in cui un critico fu molto meno ingeneroso, cioè sembra una critica comunque abbastanza negativa, diciamo non ha avuto una reazione, come dire, entusiastica, però questo critico riconosce comunque al pezzo, sto cercando le parole precise, dice, non voglio difendere questo pezzo completamente, no? Ma non voglio neanche dire che è semplicemente un settimo concerto brandeburghese. Dice che è un pezzo che ha un completo dominio della materia, un senso della forma, una capacità di contrappunto e una, come dire, un'intrinseca solidità che stride con queste critiche eccessive, sebbene talvolta non si possa completamente definire bella questa musica, dice il critico, ma dice c'è così tanto da ammirare in quest'opera che non può semplicemente essere derubricata a una buffonata. Ecco, questo per darvi l'idea, il termine usato da questo anonimo critico del Time, che nel 24 sentì l'ottetto al Festival di Salisburgo, parla di una buffonata, cioè così fu accolto l'ottetto di Stravinsky. Bene, io spero che vi piaccia, provate a vedere se trovate le differenze tra la versione di Stravinsky e quella di Bernstein, secondo me ci sono e sono tante. Diciamo che se Stravinsky non voleva essere portatore di affetto, riesce comunque a divertirci. Io trovo questo pezzo profondamente gratificante, umoristico, scherzoso e capace di far parlare, e forse anche in questo sta una delle sue ispirazioni forti, la capacità di far emergere le caratteristiche timbriche diverse di ogni strumento con una serie di gesti tecnici che appunto in modo anche un po' che ricorda Picasso, insomma, destrutturano ma rinnovano il modello classico. L'ottetto di Stravinsky, con questo vi auguro buon fine settimana e vi do appuntamento alla settimana prossima.